questa serata che vuole essere soprattutto un bel momento per stare insieme. Così Orlando Ferrari, presidente di Palfinger Italia, ha aperto davanti a centinaia di ospiti la cena di gala per l'inaugurazione della nuova sede della società in via Emori Tirelli a fianco della 1. Palfinger, primo costruttore mondiale di gru idrauliche per autocarro, rafforza così la propria presenza sul nostro territorio e nel nord Italia. Questa sede significa avere una base per fare il business di qualità come noi naturalmente siamo abituati a fare. Noi puntiamo sempre ed esclusivamente sulla serietà e sui prodotti di qualità che danno le garanzie ai nostri clienti di comprare qualche cosa duraturo e che gli dà delle soddisfazioni sul lavoro, non li lascia a piedi, puntiamo sempre sul meglio. L'impegno finanziario per la costruzione della nuova sede è un messaggio di ottimismo che Palfinger Italia lancia in questa fase difficile. Sono convinto che la fase più difficile è stata superata, però la ripresa sarà molto lenta, ma sarà una ripresa, quindi credo che il fondo l'abbiamo toccato e siamo già risaliti in qualche modo, anche se non si vede in realtà. Io sono convinto e sono molto positivo sul fatto che torneremo ad avere un business più sereno. Tante le personalità presenti ai tavoli e ospiti d'onore gli atleti della squadra di baseball da anni sponsorizzata da Palfinger, vincitrice del campionato italiano 2012 di Serie A federale. Sono diversi anni che noi seguiamo il baseball, anche perché riteniamo sia uno sport molto bello, ma soprattutto perché crediamo molto nello sport in generale. Io stesso sono una persona molto sportiva. Hanno dato tante soddisfazioni e quest'anno ci hanno dato di nuovo la soddisfazione di vincere il campionato italiano. Artisti di fama internazionale hanno animato la serata e il presidente ha voluto ringraziare il team dei propri collaboratori per l'impegno nell'organizzazione. Delle persone bravissime con le quali mi interfaccio e addirittura lavoro con i miei collaboratori che lavorano, gli operai, io mi vesto da operaio e lavoro anche con loro e penso che lo apprezzino. Tutti assieme, tanta energia, sì, è costata molto ma la soddisfazione è grande.